ancora dell'Unione. Buonasera. Il monologo in programma si intitola Gli ospiti, novità per l'Italia, fu scritto nel 72 per la BBC, la televisione inglese, ed ha per tema un tema ricorrente nelle opere contemporanee, la solitudine. Solitudine che genera paura, ossessione, angoscia, nevrosi. Ne è autore Ronald Harewood, scrittore di commedie, di romanzi, di sceneggiature cinematografiche e televisive. Ronald Harewood è da molti anni nel mondo dello spettacolo e dagli inizi fu anche vestiarista, servo di scena. Servo di scena si intitola appunto una sua commedia che è stata rappresentata con molto successo anche da noi. Di Harewood si lodano assai spesso l'abilità, il cosiddetto mestiere. E a questo proposito vorrei fare una notazione. Nei monologhi, quando c'è il problema dell'antagonista, il personaggio viene collocato di solito nella stanza accanto, oppure all'altro capo del telefono, oppure se è fisicamente in scena lo si lascia silenzioso. Orbene, negli ospiti Ronald Harewood ha rinunciato a tutte queste possibili e collaudate soluzioni. Eppure riesce a far dialogare la sua monologante protagonista con ben 5 personaggi. Il cosiddetto mestiere, appunto. Agnese, Tom, che piacere rivedervi, entrate. Datemi i cappotti. Piove, poveretti con questo freddo. Ma non rimanete nell'ingresso. Al solito, voi che venite da fuori siete sempre i primi, mentre Brenda e Colin arriveranno in ritardo, proprio come al solito. State bene. Tom, servi tu da bere, per piacere. Siediti, Agnese, serviti.
sono salatini. Sì, lo stesso anche per me, Tom. Grazie. Sì, sì, solo noi cinque, come sempre. Sono contenta che siate qui. Devo dire, Tom, che hai un aspetto magnifico. Ma no, che non è ingrassato, Agnese. Chi l'ha detto? Dottori, che ne sanno loro? Non bisognerebbe mai dar retta ai dottori. È una dieta molto rigorosa, sai, perché io ho fatto quella... mi ricordi Peter? Lui era fissato con le diete. Sono proprio contenta che siate qui. Dove vai, Agnese? Credo di aver dimenticato i tovagliolini per gli ospiti. Sii gentile. Sai dove è l'armadio della biancheria? Ora che lei non c'è, Tom, devo dirti una cosa. A proposito, la banca sostiene di non aver ricevuto l'assegno del vitalizio il mese scorso. Esatto, esatto, esatto. È quello che ho detto io. È impossibile che sia andato smarrito. Esatto, esatto. Quello che... Ma trova una soluzione, Tom. Sei avvocato, pensaci tu. Ma tutto aumenta, Tom, tranne il mio assegno. E diglielo tu, per favore. Ma sì, sì, non sono stravagante, lo so. Lo so che i vitalizi non si possono riscattare. È che io ero abituata a pagare i miei conti, capisci? Non posso sopportare questo. Papà era un uomo in gamba, lui non voleva debiti. La mamma invece... forse non andavo d'accordo con la mamma. Non era schietta. Ecco da chi ha preso Brenda. Brenda assomiglia alla mamma, ecco tutto. E io ho preso da papà, ricordatelo. In ritardo, come al solito. Ma non ti puoi fidare di Brenda, di Brenda. Tom, Agnese non ti ha mai detto, o almeno accennato, che Brenda avesse una relazione con Peter? Insomma, sono mai andati a letto. Sai, ho questa sensazione. Agnese rimase così sconvolta quando Peter mi lasciò. Sconvolta fuori dal normale, pensavo, lei deve sapere qualche cosa su Brenda e su Peter. Agnese lo merita. Un uomo come te. Sei bravo. Stavo flirtando con tuo marito, Agnese. No, no, ma non preoccuparti. Non sono di quelle che si buttano sui mariti delle altre, io. Non come Brenda. Versami dell'altro gin, Tom. Il mio l'ho fatto fuori. Che disgraziati. Sono le 8 e abitano ad un passo. Sapete cosa mi ha detto Brenda? Non più tardi dell'altro giorno, Brenda mi ha detto che... Proprio quando sono pronti per uscire, quello è il momento in cui Colin comincia a trovarla più attraente e a mettere le mani addosso. Proprio così, quando sono pronti per uscire. Strana idea, escono anche spesso. Dalla finestra della mia camera li vedo. Vedo il portone di fronte. Sì, quasi sempre. Perché vi guardate in quel modo? Avete discusso con Brenda. Con Brenda e Colin, vi siete parlati, avete parlato con loro, vero? Beh, per una volta solo vi supplico, cerchiamo di passare una serata tranquilla. Vero? Tom, prendi la bottiglia del vino, è in cucina. Due bottiglie per 5 persone? Sì, il cavatappi è nel cassetto in alto, a sinistra. Gli uomini non sanno fare niente, niente. Agnese, giurami che non hai parlato con Brenda. Giurami che non c'è stata... Non mi viene la parola, ma tu hai capito benissimo. Non mi viene, ma... E va bene, allora la dirò. Cospirazione. Giurami che non c'è stata cospirazione. Ma non fare quella faccia, una parola del vocabolario. Cospiravate alle mie spalle in chiesa l'ultima volta. Vi ho sentito benissimo, parlavate così forte, vi sentivano tutti. Dovete dire basta! Ma non fare la furba, non stavi dicendo le preghiere. Grazie, Tom. Il vino sulla tavola. Bene. Di che cosa parliamo adesso? Eppure c'era qualche cosa che volevo dire, qualcosa che ho fatto, cos'era, qualcosa di importante. Ah, sono stata a trovare la mamma, ieri, la prima volta che vado al cimitero in 5 anni. All'improvviso ne ho sentito il bisogno, è stato come... Dai, non fare quella faccia, lo so che sembra buffo. È stato come se lei mi chiamasse. È strano, dopo 5 anni. No, pago una cifra annua e loro tengono in ordine la tomba, pulita. No, niente... Come se ci fosse sepolta un'estranea, è impossibile immaginare lei là sotto a imputridire. Imputridita la mamma. Se almeno mi avesse detto che stava per morire. No, no, a guardare quella pietra tombale mi sono sentita... No, non giudicatemi cattiva, mi sono sentita completamente indifferente. Peter non mi avrebbe mai permesso di andare al cimitero. Diceva che questo alimentava il lato superstizioso del mio carattere. Non sono molto intelligente io. Credo che sia per questo. Sono molto, molto stupida.
Peter diceva sempre che se tutte le persone buone fossero intelligenti e tutte le intelligenti buone, il mondo sarebbe molto più bello di quanto sia possibile immaginare, ma questo avviene raramente o mai. Ecco, io mi ricordo solo le cose superficiali. Adesso... Ah! Il campanello! Era il campanello, Tom! Hai sentito benissimo il campanello! Ah! È stato così terribile l'altra settimana, vi prego. Non siamo seri così. Come? Ah sì? Più acqua che whisky per Colin. Perfetto, bravo! No, certo, sono appena passate le 8. Brenda, ti sei cambiata i capelli, ma... C'è qualcuno? Ah, si accomodi. No, non faccia caso a mia sorella, che sciocca Brenda. Gliel'avrei detto, spero che un coperto in più non ha nessuna importanza. Sono in salotto, accomodatevi. Tom, vi servirà da bere. Vengo subito. Hai fatto le presentazioni, Brenda? Hai presentato il tuo amico? Bene, tra poco è pronta la cena. No, non muovetevi, mi metterò qui, accanto a Colin. So perché avete fatto tardi, Colin. So che cosa avete fatto. Diventi rosso, Colin, diventa rosso. Per essere un medico sei straordinariamente goffo. Hai notizie di Peter? Ah, devo aggiungere un coperto. No, no, Agnese, non preoccuparti. Non è un problema, veramente. Ah, ecco qua. No, no, lei no. Lei alla mia destra. Tu, Agnese, qui a sinistra. Poi Brenda, Tom, Colin, No, ricominciamo. Io, qua. Il nuovo amico, alla mia destra, e tu, Agnese, a sinistra. No, tu a sinistra. Rimane Colin, marito e moglie no, vero? Allora, Colin, poi Tom, due uomini possono stare con Brenda. No, Agnese, non ci riesco, pensaci tu. Guarda com'è a cavallo le gambe. Brenda, tesoro, sgroviglia le gambe e vieni a darmi una mano in cucina, vuoi? No, no, Agnese, ci penserà Brenda. Brenda? Speriamo che il pollo piaccia a tutti. Deve essere bruciato, che importanza ha. Cosa posso farci? Nessuno se ne accorgerà, lo metto in un piatto. È sempre il cibo, ti aiuta a tirare avanti. Il tempo era il gas. Ecco cos'è stato il gas. Chi è quell'uomo? Non mentire con me, Brenda. Credi che non li abbia agli occhi? Credi che non veda? Lo hai già fatto, tu l'hai fatto altre volte, ti conosco. Che cosa vuoi? Questa casa? La mia rendita di 6 sterline alla settimana? Beh, non si possono riscattare i vitalizi, non lo sapevi? Ficcatelo bene in testa. No. No, non è qui per caso, non è venuto qui per caso. Ma perché ce l'hai con me, Brenda? Come si può essere così crudeli? Che posso farci? Avevo dimenticato di averlo messo nel forno. Non è un delitto, può capitare a chiunque, poi non deve mangiarlo nessun altro, soltanto io, sembra suola di scarpe. Eccoci qua. Agnese, no, no, lei, accanto a me. Sedetevi, non aspettate che si raffreddi. Ah sì, che buffo, proprio come lei. Ah sì, che strano, che buffone. Passami il sale, prendi un po' di vino. Come le larve, cari piccoli vermi che mangiano tutto, compresa la mamma. Ah, gloria in excelsis, come diceva mio padre prima di mettersi a letto. Freddo e umido, che cosa terribile da dire a un cappellano militare. Che cosa terribile. Cin cin. E così... Lei è capitato qui per caso. E lei pensa che io ci creda? No, non glielo dirò. Non le dirò nient'altro. So perché lei è qui. Colin, stai bevendo troppo come al solito. E tu, Brenda, finirai per mostrarci anche l'obelico se continui a tirar su le gonne. Li guardi? Li guardi, stia attento. Tra un attimo Colin farà un cenno ad Agnese e Brenda strizzerà l'occhio a Tom. Via! Sesso, sesso, non pensano a nient'altro che al sesso. Non la smetta di insistere per ballare, non c'è musica. Li guardi, li guardi. E poi si meraviglia che parli di cospirazione. Allora c'è dentro anche lei. Lei si è prestato a questa oscenità. Sa che cosa mirano? Glielo dico... No, Brenda, grazie. Mirano a questa casa, alla mia rendita di 6 sterline alla settimana, a questo tetto sopra la mia testa. Beh, non c'è che un modo per averlo, uccidermi. No, Colin, non ti arretta quello che dice Colin. Lui è solo un internista, non sa niente di queste cose. Ci vogliono 3 medici per farlo, non 2. 3, io... Ce ne vogliono 3, ti ho detto. Ho segnato con inchiostro. Eccolo qua. Cosa vi dicevo? Capitolo 4, paragrafo 3. Dunque,
Ricovero forzato. Ecco qua. Una domanda di ammissione per osservazione dovrà essere accompagnata da relazioni scritte redatte nella forma prescritta di due medici. Ma come due medici? Di quando è del 59? Ma questo è scaduto. Hanno cambiato. Come due? Tre ce ne vogliono. Non due, tre. Peter! Mi dispiace di essermi comportata male. Digli che vengo subito, Brenda. Tra un momento, appena mi sentirò, tra un momento passerà. No, non occorre che nessuno se ne vada. No, non toccarmi. Grazie. Mi hai dato le tue assicurazioni, Brenda. E io non credo una parola di quello che dici. Sono stata chiara, questo è abbastanza razionale per te. Non credo una parola di quello che dici. Tu hai portato qui quell'uomo, quell'elettricista, per un'unica ragione, per farmi dichiarare mentalmente malata. Per redigere forme scritte nella forma prescritta. Due medici, due, lui e Colin. Beh, io non permetterò che mi tocchino, mi difenderò con le unghie e coi denti, li trascino in tribunale, troverò un giudice veramente imparziale. Io devo. E poi ti dirò di più, non accetteranno la testimonianza di Colin. E sai perché? Perché è tuo marito, Brenda. E un parente non può far internare una parente. Lo Stato è molto attento a queste cose. Lo Stato non permette che i parenti si facciano internare uno con l'altro. Tu te ne stai qui con il tuo marito, dottoruccio, entri, esci dai letti, non pensi mai a me. Io, beh, ho lo Stato dalla mia. Bel pasticcio, eh? Bella roba. Tutta la famiglia di un individuo, tutti i parenti si alleano, cospirano, non mi importa di quello che sembra, cospirano. E lei? Lei non si vergogna? Lei che cosa mi dice? Ma come osa? Ma come osa dir loro di andarsene? Sono i miei ospiti, non i suoi. Come osa? Ma lei si intrufola qua con la sua attrezzatura elettrica. Io non ce la voglio qua. Ha capito? Io voglio Brenda e Colin e Tommy. Li ha mandati via. E loro vorrebbero semplicemente aiutarmi. Sì, sì, una volta alla settimana. No, non invito ogni sera, Dio mio, che ce la farebbe ad avere ospiti tutte le sere. Non ricominciamo con Peter. Per favore, lasciamolo fuori, siamo divorziati, non c'è niente di sacro per lei? Ah, dovrei andarmi a consegnare, questo è il suo consiglio, Pareti verdi, pesciolini rossi, vetri in plastica alle finestre, letti d'acciaio inossidabili con i bordi arrotondati. So tutto. Quando dovrei pensarci? Perché vuoi saperlo? Quando l'ho visto? D'estate? Mamma era morta qua, in questa stanza, su questo letto. Solo una bambina, io. La mamma morta, il babbo morto. Tutti morti. Mi è mancata la mamma. Crepacuore, morta di crepacuore. Non stia a gironzolare, se vuole sedersi sposti qualche libro. Peter diceva sempre che io avevo dei begli occhi, era la prima cosa che mi... Brenda avrà l'appartamento quando sarò morta. No, 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 nuovi inquilini continuamente impossibile saperlo. Fanno un chiasso terribile, rumore, salti, balli. Sopra c'è un uomo terribile, riempie di lividi i ragazzi, quasi sempre. Ma sono miei amici però, mi chiamano signorina. Ah, lei è inquisitorio. Credo che faccia parte della sua professione, vero? Tutti gli elettricisti sono inquisitori, devono scoprire come si chiamano? I cortocircuiti. Non mi piace come lo dice. Sembra che lei voglia insinuare che io non sempre dico la verità. E forse è vero, non lo so. Perché mi chiamano signorina? Forse perché è un modo gentile di chiamarmi. Lei allude a Peter, vero? Lei non mi avrebbe mai fatto divorziare da lui. È vero. Lei no, ma forse quell'altro uomo, quello dell'altra settimana, sì, l'altro elettricista, è stata una scena terribile, terribile. Lui mi ha costretto, ma non lo so perché mi chiamano signorina. Invece sì, lo so benissimo perché la zitella della parrocchia. Mi chiamano signorina perché siamo divorziati la settimana scorsa. No, il mese scorso. E così ce l'ha fatta. Ecco perché mi chiamano signorina. La sezione speciale sa tutto. Non mi va di parlarne. Questo mi aiuta a riordinare le idee, mi aiuta a pensare. Dunque, dove eravamo? Ah, l'asso di picche. Là. Ah, già, Peter. E
Era un biochimico, una cosa molto difficile. Si deve essere molto intelligenti, credo, per farlo. Dunque, 9, 10, sì. Un meteorologo. Ecco che cos'era. Biondo come la paglia, con delle dita straordinariamente agili. Avrebbe potuto fare il pianista. Va bene, le dirò la verità. Era un operaio metallurgico, me lo disse lui. Se esce l'otto di fiori, non le dico più niente. Ho avuto una vita molto protetta. Io. Studiavo allora. Lingue, 3 lingue. Riuscivo bene nelle lingue, ma poi... No, fu dopo la morte della mamma. Il vicario non ci fu di nessun aiuto. Lui mi trovò dopo la morte della mamma completamente sola. Pensò che fossi solo un po' matta, ma si sbagliava. Fu allora però che vidi i pesciolini rossi e le pareti verdi. Ecco, allora, pensavo che fosse una cosa passeggera, ma mi sbagliavo. Posso nascondere le pillole nell'ombelico, lo so. E fu allora che conobbi gli elettricisti. Parla, 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 mischia, mischia, mischia. E dove sono andate tutte quelle parole, tutte quelle idee, milioni di idee, di parole? Non ricordo più un accidente adesso. Ah, gli shock non capitano alle persone ben nutrite. E così mi dimisero. Non mi è piaciuto quello che hanno fatto. Ho detto, non deve capitarmi mai più, non voglio che mi succeda mai più. Così tornai a casa e... Peter era là, che mi aspettava. Dove sono andati i due? Per piacere, non mi interrompa, non è facile per me. Ho cercato col lanternino qualcuno che mi aiutasse, una persona gentile, difficile, molto difficile trovarla. E così cominciai a credere che mi volessero rapire, a credere di essere seguita. Ci credevo e come, completamente pazza. Glielo dissi, andai al più vicino ospedale e gli dissi che volevano rapirmi. Perché non va la polizia? Dissero. Perché la polizia è d'accordo, risposi. Mi disse lo sguardo di quel capo elettricista lampeggiare. E così ritornai qua e Peter era qua che mi aspettava e ci sposammo subito, senza cerimonie, senza niente. Peter ed io ci sposammo 10 minuti dopo esserci conosciuti. E smisero di seguirmi. Ah, a che cosa somigliava? Peter, aveva il naso, gli occhi, la bocca, la faccia, quanto basta. Lui mi presentò a tutti e così ebbi parenti stretti. Sua sorella Agnese e il marito Tom. E mia sorella Brenda e suo marito Colin. Non sapevo di avere una sorella fino a quando non incontrai Peter. Lui era tutto. Per me così gli dissi di andarsene perché non avevo più bisogno di lui. E mi rimasero i parenti stretti. Agnese, Tom, Colin e Brenda. Sì, li invitavo a cena una volta alla settimana e ora lei li ha cacciati via. Lo so che devo farcela da sola, ma non sono pronta ancora. La prossima settimana. Va bene, prometto di non richiamarli. Brenda mette in evidenza la parte peggiore di me. Agnese invece la migliore. Non riesco mai ad avere un'idea precisa di Colin. Tom ha i baffi, eh? D'accordo, non li eviterò più. Peter potrebbe morire, io penso che posso farcela da sola. Loro mi tenevano fuori, capisce? Mi aiutavano. Va bene, va bene. Lo so che devo farcela da sola. Prometto che riuscirò a cavarmela da sola. Lei però torna la prossima settimana, vero? Torna?